Grazie Presidente, grazie a tutti i presenti, i molti amici che vedo in sala e grazie alla direttrice del Museo Marta che sta via in questo momento, ma che mi ha chiesto di fare questo intervento di sintesi e di inquadramento. Ora, considerato che questo che vado a illustrare è uno dei periodi più studiati in assoluto dal punto di vista storico della storia della Magna Grecia, e considerato anche il fatto che ho avuto delle minacce personali dalla CERC per non andare oltre, sicuramente io potrei partire con l'idea di fare una sintesi della sintesi e mostrarvi semplicemente una sequenza di quel taglio storico per grandi avvenimenti che non fa mai male vederseli elencati. Puntella i passaggi del nostro periodo. In realtà cercare non di dire qualcosa di nuovo perché come un nano, una nana sulle spalle dei giganti, io dirò facendo riferimento ai molti studiosi importantissimi che hanno trattato di questi argomenti, ma cercare di enucleare qualcosa che abbia anche un senso per questa discussione mi dà la necessità di tagliare un po' fra i temi possibili e ho cercato di individuarne uno in particolare che comincerò col seguire e poi vedrò in qualche modo svilupparsi. Questo tema è quello delle città simili ad Atene, ad Occidente di Atene. Città al plurale perché in Occidente ne abbiamo almeno due. Una è quella Siracusa, che per esplicita testimonianza di Tucidide è la città fra i greci più uguale ad Atene ed infatti quella con cui infelicemente Atene si misurerà. Dall'altro lato del versante occidentale c'è Taranto, una Taranto che non viene esplicitamente indicata come l'altra Atene, come invece viene fatto per Siracusa, ma che sottotraccia nelle nostre testimonianze, soprattutto dal punto di vista della politica e dell'organizzazione economico-sociale, di fatto viene fuori per quelle sue straordinarie somiglianze con quel modello peculiare che in effetti, ancor prima di essere il modello culturale, diventa un interlocutore per le scelte politiche, strategiche, per le scelte imperialistico-egemoniche. Allora, il punto da cui ho preso le mosse è a tutti noto, quel passaggio. E cosa devo fare? È quel passaggio, la prima parte di quel famoso passaggio di Strabone che compone la prima parte del mio titolo, quel passaggio nel quale si identifica con la democrazia, ma con la democrazia architea, la stagione nella quale la potenza di Taranto fu straordinaria. E potenza in questo caso viene declinato proprio nella forma della dynamis militare, diciamo così, tucididea, che elenca di fatto la potenza in termini di esercito, i 30.000 fanti, i 3.000 cavalieri, i 1.000 ipparchi, che poi secondo la lettura di Lombardo sono quei lancieri a cavallo, gli ippacontistai, che sono una tipologia specializzata della cavalleria. In realtà il percorso di Taranto
prima alle spalle di questa stagione di grande potenza, comincia ancora con una fase democratica, quella di fine V secolo, ma una fase democratica convulsa, incoerente, dominata da conflitti interni che occorrerà tenere presente, se non altro per la sofferenza che in termini storici ci riflette. Taranto non fa parte della prima Lega Italiota, quella che vede gli italioti confrontarsi contro la Siracusa di Dionisio. La straordinaria fortuna degli atleti tarentini è silente per un lungo periodo, fino alla centesima Olimpiade, fino al 380, non se ne trova più traccia. E in questo momento si disegna la forma di una città che da un lato è un porto rinomato, che ha sviluppato un ceto popolare di lavoratori del mare, che vedremo più avanti, pescatori in particolare, ci dirà Aristotele, ma anche legati a società di mestiere, a Tiasoi, lo vedremo più nelle fonti più tardi, e dall'altro lato lavoratori salariati specializzati per i campi, per esempio nell'orticoltura come i radanoroi o generici salariati, i gaioi, uomini e donne che lavoravano nella tessitura, soggetti che potevano fare piccolo commercio anche della loro attività, l'allevamento bovino, questo demos variegato rispetto al quale, accanto al quale permane la presenza di famiglie prestigiose, di grandi proprietari terrieri che hanno anche proprietà sfruttate attraverso l'impiego di manodopera servile, appunto manodopera specializzata che allude a colture di alto profitto. E quindi, malgrado la mobilità sociale è che si intravede nel configurarsi del demos che vi ho disegnato, permane un'aristocrazia di tradizione, un'aristocrazia rurale che ha radici nella cora, che ha una modalità patriarcale nel rapporto con i lavoratori, un'aristocrazia dalla quale proviene lo stesso Archita. Rispetto a questo panorama, nel quale noi intuiamo un conflitto soprattutto per le iniziative che saranno le più importanti intraprese da Archita. Attraversato da stasis, perché successivamente la prima e più importante azione di Archita è la composizione dei conflitti. Il principale obiettivo, il primo che riconosciamo nella politica del filosofo, è quello del ripristino della concordia fra le parti sociali, che è concepito sulla base di un principio di equilibrio e di equità. Isotes non è uguaglianza, è equità, in un equilibrio che disegna il peculiare sistema democratico, è peculiare perché ci dice Aristotele che è peculiare, lo vedremo fra poco, un regime moderato in cui l'intervento pubblico non intacca la situazione socio-economica esistente, ma mira anzi a un giusto, proporzionato livello della ricchezza tra i ceti e un equilibrio politico fra i diversi strati della popolazione. Sulla base di un confronto fra quanto ci dice Aristotele, un frammento molto noto che vi riporto qui del Perimathematon di Archita, appunto, noi possiamo vedere quanto e come fosse improntato al pensiero pitagorico della medietà armonica. Il riferimento alla stasis placata s'accompagna all'idea di una concordia reciproca nella quale le parti
fateci caso, il riferimento ai poveri che è penetes e ai facoltosi che è plusioi sfugge, non usa i termini di contrapposizione che nelle fonti tradizionali insultano l'altro. Anche la terminologia è straordinariamente rivolta alla concordia. Questa democrazia prevede il temperamento armonico fra le diverse istanze sociali, abbiamo detto, e da questo punto di vista colloca l'esperienza tarantina, come è stato osservato, in una posizione veramente originale rispetto ai modelli tradizionali più diffusi, primo fra tutti ovviamente quello ateniese. L'aspetto politico di novità e di modello da imitare è quello che sottolinea Aristotele, che è caratterizzato, che lo mostra caratterizzato da una mescolanza di pratiche politico-costituzionali che hanno valenze diverse. Aristotele fa vedere, per esempio, il fatto che sia da imitare la divisione delle cariche magistratuali in due categorie, le une tratte a sorte per dare accesso al popolo, quindi con la garanzia dell'accesso formale, e dall'altro lato quelle elettive per assicurare una migliore gestione della cosa pubblica, e quindi il problema della gestione reale dell'archè e della qualità della direzione politica della città. Dall'altro lato vediamo l'indicazione di un braccio operativo di questa Costituzione, che è il collegio forse degli strateghi. Noi non sappiamo quanti fossero in numero preciso, è probabile che gli strateghi a Taranto fossero più d'uno come in altre città di Magna Grecia, e tuttavia ne vediamo nominato uno solo. Lo strategos autocrator, archita di fatto, che è un modello anche qui che non si può non pensare, non risenta di quell'esperienza politica, di quella elaborazione delle formulazioni del potere nella città che si è fatta a Siracusa. Non tanto forse sotto i Dinomenidi, ma sicuramente nel periodo di Dionisio, che tanto influenza lo stesso Archita. Quindi un altro modello, che è il modello autocratico, che è temperato in questa soluzione tarantina, nella quale strategos autocrator Archita però viene indicato da Diogene Laerzio soprattutto per meriti, per le sue straordinarie virtù, in questo riprendendo quella figura di Pericle disegnata da Tucidide, che è sì nella democrazia nominale il primo dei cittadini, ma per una qualità oggettiva della sua competenza politica e personale. In questo parallelo incomincia a intravedersi una Taranto diversa e altra Atene. La carica autocratica consentiva ad Archita di esercitare un potere dai connotati personali poi di fatto, mantenendo intatto il delicato equilibrio politico-sociale interno attraverso il regime della democrazia ben temperata che viene lodato da Aristotele, che permetteva di assicurare i diritti politici e i bisogni economici ai ceti popolari e dall'altro lato le prerogative, la prosperità e il prestigio delle aristocrazie cittadine. La politica interna appare improntata alla risoluzione di dissidi e alla composizione di equilibri, in primo luogo in ambito economico, ora produttivo, sociale. Questo aspetto io lo sottolineo di corsa, ma con forza, proprio perché mi dice due cose: la costruzione di una struttura che durerà anche al di là della effettiva durata del potere architeo, e dall'altro lato mi dice ancora una volta un modello che ritorna, perché l'aspetto rilevante del programma economico architeo, che le fonti ci sottolineano, è la concessione di beni comuni in uso ai meno abbienti con una equa distribuzione delle ricchezze tra i ceti più poveri,
e quelli più ricchi, che mira alla ripresa produttiva dei ceti manifatturieri urbani. Questo non è un caso che trovi una precisa consonanza in uno scritto che è l'anonimo di Giamblico, uno scritto di stampo sofistico, che racconta delle dinamiche economiche da solo, come ha mostrato non soltanto Domenico Musti ma anche Michele Faraguna, con una impronta democratica, sottolineando nella Atene Periclea quello che Aristotele chiamerà l'attichèo-economia, cioè una dimensione solidale, non assistenzialista, della struttura economica della polis. Nella sua peculiarità pitagorica della medietà armonica, la Taranto di Archita sperimenta questa messa in dinamica delle realtà produttive in forma armonica. La politica estera appare orientata, anche se in chiave anti-ateniese, filosiracusana, anch'essa ha una crescita e ha una rinnovata visione di obiettivi strategici importanti. Taranto diventa egemone della seconda lega italiota, che comprende Metaponto, Eraclea, Turi, è in grado di esercitare forme di egemonia anche nei confronti delle popolazioni indigene, ma attraverso anche qui quella politica delle amicizie pitagoriche con i Messapi, i Lucani, quella basata sull'ideologia delle comuni origini spartane con i Sanniti, e attraverso quel collegamento con il mondo dorico, la ripresa del modello spartano, adesso non mi dilungo perché Mele ha scritto delle pagine importanti su questo, che anche a Taranto accompagnano il recupero di tradizioni che erano state aristocratiche verso la ricerca dell'autarchia militare. È coerente a questo quel quadro che ci illustra Strabone della potenza della dynamis militare cittadina. Il ruolo assunto da Taranto nel secondo venticinquennio del IV secolo, che poggia sulla disponibilità di risorse economiche ma anche demografiche, le permette di disporre di ingenti forze terrestri e navali, differentemente da Atene, non sbilanciandosi dal punto di vista navale, ma organizzando, e questo è da notare, l'esercito cittadino con il potenziamento della componente oplitica e la rivalutazione della tradizione cavalleresca, che era un portato dell'eredità tarantina fin dall'età arcaica. Come lo vediamo? Il rapporto fra i 30.000 fanti e i 3.000 più 1.000 cavalieri è un rapporto di 7 ad 1 che è unico nella formazione delle armate greche, di solito è 1 a 10 e sarà 1 a 10 quando l'esercito tarantino sarà definito da un condottiero straniero, da Cleonimo. Adesso la componente di questa parte della città è un dato estremamente da rilevare. Il progetto di fare di Taranto la città egemone del mondo italiota con il potenziamento dell'esercito, Archita lo declina però in un'altra prospettiva, quella della definizione di un progetto federale che risponde, secondo quello che ci dice Suda, alla non soltanto alla sua autorità a Taranto, ma al consenso dei greci dei paesi limitrofi, e che in qualche modo si interrompe con la sua uscita di scena. Nel 360, probabilmente qualche anno dopo, a questo punto noi vediamo comparire nella prospettiva delle nostre fonti, scusatemi, questo lo dovevo far vedere prima, nella prospettiva delle nostre fonti l'aspetto deleterio, denigratorio, che colpisce
la democrazia radicale che si sarebbe affermata subito dopo. È noto, è stato già detto, sottolineato in particolare da Mario Lombardo, che le fonti sono straordinariamente tendenziose da questo punto di vista. La valutazione di Strabone sul declino di Taranto, che si deve alla visione moralistica di Timeo, coincide poi con la visione di Teopompo, che racconta di questi continui banchetti, di questa lussuria, di questa truffa ordinaria, interpretando in maniera deteriore quella che chiaramente è una diversa destinazione delle risorse pubbliche in una concezione diversa, forse assistenzialista, ma comunque non più di ripartizione armonica fra demos e ricchi nella città, di quelle che sono le risorse. Appare chiaro che dietro questa interpretazione fuorviante, fuorviata, riplasmata in un negativo quasi macchiettistico della democrazia post-architea, c'è un conflitto che è un conflitto nella città al tempo del confronto con i romani. Appare chiaro che la città non manca di forze militari, non manca di risorse economiche. Come ha mostrato Lombardo, quello che manca è la figura che come archita potesse con autorevolezza, prestigio, capacità mettere insieme l'esercizio delle forme del potere decisionale senza mettere in pericolo la struttura costituzionale della città. Da un certo punto di vista la scelta è la ricerca di una figura alternativa non pericolosa dall'esterno. Ma nel frattempo guardiamo a questi condottieri che arrivano e che Strabone ci dice essere venuti per l'incapacità, l'impotenza, l'inconsistenza dei tarantini. Non esitano un attimo a lanciarsi su questo scenario che è uno scenario attraente da un certo punto di vista, quindi intanto dice loro delle opportunità che Taranto garantisce rispetto a uno scenario, a uno scacchiere strategico, e d'altra parte Taranto non ha alcun problema a interfacciarsi con quelli che sono i referenti di maggior portata dello scenario internazionale ellenico. Quindi da un certo punto di vista questi due elementi ci dicono correlatamente esattamente il contrario di quello che ci racconta Strabone. Di fatto la sequenza degli avvenimenti è quella che vi mostravo all'inizio. Da Sparta nel 342, in anni che sono molto vicini a quelli in cui a Siracusa arriva Timoleonte. La scelta strategica delle due città gemelle diverse nell'Occidente è analoga. Il fatto che solo a Taranto sia stata coperta dalla vergogna dell'impotenza è significativo non soltanto della deformazione delle fonti. Dall'altra parte ci dice che entrambe queste due città hanno fatto percorsi di riavvicinamento identitario al loro percorso delle origini. Hanno bisogno di nuovi strumenti di governo e lo cercano in forme anche omologhe. L'esperimento con Archidamo III a Taranto non riesce. Il re nel 388, in coincidenza, ci dice Plutarco, con la battaglia di Cheronea, muore sotto le mura di Manduria. Nel 334 ci si rivolge ad Alessandro il Molosso, la cui spedizione si conclude anch'essa con la morte del re, con risultati più consistenti e duraturi, se non altro, come ho cercato di mostrare in passato, nello scacchiere che guarda i rapporti con i Messapi e i Peuceti, che sono i rapporti di amicizia e collaborazione. Saranno infatti anche i Messapi a chiedere nel 303 che intervenga quello spartano Cleonimo che è, a parte molta confusione, come risultato probabilmente ottiene nel 302 il trattato
del lascinio che per la sua violazione nel 282 fu l'origine della guerra che porta in Italia Pirro. Nel 280 Pirro arriva a Taranto come uno shock autoritario in una città nella quale esisteva ancora vitale una dialettica politica molto forte. Uno shock autoritario con la chiusura delle palestre, dei ginnasi, con lo zittire violentemente l'opposizione che non è di fatto compensato dai risultati delle vittorie che nel primo periodo il re ottiene. Nel 272 la città si arrende al console Papirio, consegnandogli navi e armi, abbattendo le mura e accordandosi con lui per il pagamento di un tributo. Ora, è chiaro che questo non è la fine di tutto. Di fatto, come è stato sottolineato, al di là della tradizione che preme sugli eccessi del demos dedito all'ubriachezza e alla triufè, di fatto a Taranto l'arrivo di Roma significa anche il consolidamento di quelle elite aristocratiche che vedevano i propri interessi politici, ma soprattutto economici, quelli che si erano consolidati negli anni anche della Democrateia, meglio tutelati nella prospettiva di un inserimento della città nell'orizzonte politico romano. Questi interessi permangono. Ed è fortemente indicato dall'inserimento di Taranto nei circuiti di traffico, fra le piazze commerciali principali del tempo, non soltanto per il commercio minuto, non soltanto per le grandi partite di merce, anche per l'attestazione di quella rete di relazioni che si accompagna alle imprese commerciali, la presenza di prosseni tarentini, in numerosi centri della Grecia, nel mondo ellenico, fra il IV e il III secolo, ne abbiamo 15 a Delfi, vabbè, Delfi è il santuario, ma ce ne sono in Beozia, in Eutolia, in Eubea, a Tenos, a Cuma Eolica probabilmente, e a Delo, dove ombelico di scambi economici nel Mediterraneo orientale, e quella Delo in cui opera, secondo Polibio, un banchiere tarentino, Eraclide, che è proprietario di quella che fu la più importante realtà trapezitica del settore fra il primo e il secondo quarto del secondo secolo. Quindi, nonostante nell'arco di tempo che va dalla fase architea alla definitiva conquista romana si sia oggettivamente rilevata una progressiva diminuzione, per esempio, della popolazione, Grelle ha calcolato sulla base dei dati strategico-militari il passaggio da 120.000 uomini liberi a 80.000, questa è una stagione continuativamente di grande prosperità di Taranto. Più ancora che la ricchezza fatta di produzioni rinomate in tutti i campi della manifattura, in particolare nei prodotti di pregio, pensiamo alla bella porpora vermiglia che era tipica dei tarantini, oppure i tessuti di lusso, quei famosi tarantinidia che sono antonomastici di un abbigliamento di allure lussuosa, forse non tutti prodotti a Taranto, ma che sicuramente sono tali che Taranto dava loro il riferimento nel mondo ellenistico per la fornitura, per la fama. Ma ancora i profumi, i begli aromi naturali prodotti dalle campagne tarantine, i prodotti delle arti applicate, la scultura, la ceramografia di pregio, le produzioni figurative, la toreutica, l'oreficeria. Io avevo messo un po' di immagini che tutti conoscete benissimo, ma semplicemente per richiamarle ai nostri occhi per la loro bellezza. Sappiamo tutti che cosa significa la produzione di arti applicate nella Taranto. La rilevanza della Taranto di questo periodo è poi indiscutibile soprattutto sul terreno culturale, nel quale la città mostra apertura e inserimento nelle maggiori correnti artistiche del tempo, a supportare l'ambizione di sentirsi centro capitale
di quel mondo del primo ellenismo, che una capitale non ce l'ha, ma ne ha tante, e una di queste, Taranto, si può sentire di essere. Anzi, come sottolinea bene Morel, lo ha fatto in passato più volte, punto di raccordo ancor più che capitale, di snodo fra due dimensioni del Mediterraneo, quella dell'Oriente con le nuove corti dei successori di Alessandro e le antiche città di cultura con cui Taranto dialoga, e quella dell'Occidente, l'Italia, i suoi popoli in primo luogo, ma anche al di là, anche i Galli per esempio. Le colossali statue commissionate all'Isippo sullo scorcio del IV secolo sono il segno giustamente indicato da molti di l'emblema di questa grandeur. Ma accanto alla capacità di partecipare ai circuiti di grande committenza c'è il ruolo espresso da Taranto come centro di produzione letteraria, in particolare insisterei specificamente in riferimento al teatro e alle attività coreutiche musicali. Credo di dover stringere molto e quindi faccio soltanto il riferimento a quel rintone siracusano d'origine che si trasferisce a Taranto, a Leonida, alla serie numerosa da Teodoros a Nicocles, Aristocles, di danzatori, flautisti, attori tarentini che noi troviamo, vincitori di agoni panellenici, acclamati protagonisti delle corti ellenistiche, per esempio quella di Antigono Gonata. Pensiamo ancora alla filosofia, dove con Nearco continua la tradizione del pitagorismo locale. E concludo il passaggio dell'ellenizzazione di Roma per Taranto come dato importante. È quindi verosimile che, come ha sostenuto Lombardo, il passaggio di Taranto sotto il dominio politico romano, con la decisa affermazione politica della fazione a questo che sostiene questo, abbia portato un significativo sviluppo degli interessi e del rilievo socio-economico delle ricche elite cittadine, senza comportare una cesura forte della vicenda economica e sociale della città. È difficile intravedere la decadenza economica, la decadenza produttiva nelle belle campagne profumate che ci restituiscono le immagini delle bene ordinate, delle fonti romane. Certo, però, è tuttavia che la grande trasformazione, che è difficile percepire immediatamente nella cultura materiale ed artistica, è in atto. È un distacco da quelle dinamiche politiche dell'ellenismo che Taranto aveva percepito come la propria dimensione vitale fino alla resa alla potenza romana. Si apriva per la polis, che è ancora e lo sarà a lungo urbs felix, lo spazio di quel margine dal quale, con la parentesi annibalica, fu un breve sogno poter sfuggire. Vi ringrazio. Grazie.